carcere rimane un luogo di sofferenza, dove c'è gente che soffre, gente che ha fatto soffrire, gente che stenta a vedere il proprio futuro come una promessa, come gente che ha il coraggio invece di intraprendere un cammino, magari partendo da situazioni di trasgressione, di delitti, di cose che hanno causato dolore, hanno ferito la società, hanno ferito le altre persone, e queste ferite fanno male anche a chi le infligge, quindi anche coloro che sono in carcere sentono la vocazione a un rientrare nella loro storia, a rivisitarla, a fare i conti con quello che soffrono e a intravedere una luce. Allora a me sembra che questa produzione di immagini e anche tutte le poesie, cioè tutto il laboratorio di scrittura creativa che si è attivato a Opera, così come tanti altri laboratori, sono come l'irrompere di un raggio di luce che riabilita, ecco, rende possibile sperare una riabilitazione. E quindi io credo, ecco, che ci sia molto da riflettere sul carcere, sulla giustizia, sulle diverse forme di pene che la società vuole infliggere a coloro che hanno commesso delle trasgressioni, dei delitti, e c'è molto da riflettere. Le immagini che Margherita Lazzati offre sono un modo perché, come diceva il dottor Siciliano, emerga una luce anche da chi è dentro il carcere, da chi visita il carcere. E quindi io ringrazio di questa documentazione e chiedo veramente aiuto a tutti, perché questa ferita che è il carcere, la sua storia e il suo personale, questa ferita trovi qualche parola di illuminazione. Ecco, credo che ci siano problemi che chiedono soluzioni, sfide difficili da raccogliere. Ecco, a me sembra che visitare il carcere con gli occhi di una fotografia come questa può forse darci qualche illuminazione, può dare anche a me l'ispirazione per qualche parola, qualche iniziativa, qualche proposta, perché nella diocesi di Milano c'è un insieme di carceri molto diversificati. Proprio l'altro giorno ho invitato tutti i cappellani del carcere a chiacchierare un po', e quindi mi sento una chiamata, ecco, a intervenire per incoraggiare i cammini che forse anche in questo momento sono in atto e che certamente questo libro documenta.